Cari amici, benvenuti a un'altra puntata di Vegan OK Cooking. Come vedete oggi ce l'ho già di fianco, perché ho già messo le padelle sul fuoco e quindi sta già qui che mi pressa, mettiamola così. E vorrei essere pressato da un'altra bellissima Pink Lady, che è Gaia Casciari. Vieni tesoro, la nostra ospite di oggi. Ciao tesoro. Bacetto. Ma quanto sei rosa anche tu. Hai visto? Troppo rosa. Non c'è mai troppo rosa. Non c'è mai troppo. Io la penso così. Ma perché sei vestita di rosa? Perché mi sono abbinata alla mia ricetta. Oddio. E cosa ci fai di rosa? Allora, farò delle tagliatelle che si vestono appunto di rosa. Quindi anche una ricettina semplice, carina, saporita e anche adatta ai bambini. Perché anche i bimbi si divertono. Tagliatelle che si vestono di rosa. Esatto. Guarda, sono molto curioso, voglio proprio vedere che cosa ci fai da mangiare. Bene. E prima di iniziare, tu sei sceffa? Sceffa io per sono, amore? Esatto. Ma per diciamo amore così, di chi? Degli animali, quindi del anche io pianeta, ci sono della dei... natura. Tu. Perfetto, grazie. Bene, no, mi fa molto piacere. Ascolta, per questa ricetta, che ingredienti ci andiamo a preparare a casa per gli amici? Allora, lo dico subito, per questa ricetta si usano degli ingredienti semplicissimi. Quindi la barbabietola, che l'abbiamo già tagliata, lo yogurt al naturale. Yogurt al naturale. Yogurt di soia al naturale, vegan. Precisiamo, ovviamente. Yogurt di soia esatto. Al naturale, vegan. Poi abbiamo un pochettino di panna, sempre vegetale, quella non zuccherata da cucina. Ok. Esatto. Le olive taggiasche. Olive taggiasche snocciolate, amici comunque cari. Comunque io sono a Ulla, ma al confine con la Liguria, quindi le olive taggiasche. Tu dici... Dovevo metterle. Sono tue. Poi il tofu, sempre il tofu, al naturale. Sempre al naturale, sminuzzato. Esatto. E del porro. Del porro. Per la guarnizione del finale. Porridge. Porro croccante. Porro croccante. Che dopo vi spiegherò come si Ma fa. Ma certo. E le tagliatelle, che sono un arcobaleno di colori, però poi nel piatto predominerà il rosa. Staremo a vedere. Innanzitutto, diciamo, io sono partita dalla fine come tempi e ho preparato già il porro croccante. Ho tagliato il porro molto sottile, l'ho infarinato nella farina di riso e l'ho fritto. Quindi dicevamo, okay. Questo porro che vai a friggere con dell'olio di mais e una spolverata di farina di riso. Di farina di riso. Perfetto. Sì. Così rimane bello croccante anche quando è freddo. Bene, non si amici a casa. Poco olio, giusto per in... Poco olio. Una benissimo. Padellina piccina, un pochettino di e olio. E ci siamo. Giusto per croccarlo. Cosa andiamo a fare? Poi andiamo a fare le nostre salse. Sì. Quindi abbiamo fatto la nostra salsa rosa, questa pink salsa. Ma è venuta benissimo. È venuta proprio, cioè, guarda, non so se si vede. E rosa su rosa. Rosa su rosa. Abbiamo frullato il tofu, tagliato a dadini, che è questo qua al naturale. Quindi noi abbiamo messo all'interno di un bricco classico col mini pimer, sì, il tofu. Questo. Abbiamo preso la panna e la barbabietola. E la barbabietola. Esattamente. Ok, poi a seconda della consistenza tu aggiungerai più o meno panna, più o meno tofu, eccetera. Un po' di sale, va regolato un pochettino certo, di sale. Di sapidità e ci siamo. E il risultato è questo qua. Quindi da 3, 1. 3 1 perfetto 3 in 1 3 in 1 3 in 1 poi andiamo a fare la nostra salsa invece, che è quella dove condiremo le tagliatelle, quindi le salteremo proprio in padella. Ho capito. E questa diventa molto appetitosa perché andremo a frullare e fare una cremina di olive taggiasche, sì, insieme a lo yogurt un naturale di yogurt, soia, qualche cucchiaio, anche quello lo regoliamo a nostro gusto secondo molto l'acidità bene. Che vogliamo dare al piatto. E un pochettino di panna per la consistenza, sempre. Ma un pochettino di panna vegetale, che è questa qua. Ma come no? Così. E arriverà questa salsina qua. Allora andiamo a mettere la nostra salsa in padella. Quindi, e buttiamo la pasta però nel frattempo. Ma certo, cara, venga. Venghi lei, allora, venga. Buttiamo. Tanto queste come cottura sono abbastanza brevi. Ora mettiamo un goccettino d'olio in padella Ma nel frattempo. Prego. Così prepariamo la nostra salsa. Poi aggiungiamo la nostra salsina. Sì. Ne mettiamo un pochettino così, poi anche quello ce la regoleremo dopo. Poi aggiungeremo un po' d'acqua di cottura, magari della pasta. I nidi di tagliatelle le sfacciamo un pochettino. Vabbè, certo. Sale l'hai messo? Certo. Io, per chi mi hai preso? Per chi mi hai preso? Ci seguiamo insieme su Instagram tutte le volte, ti pare che non metto certo. Il sale nell'acqua? Esatto. Ma che per chi mi hai preso? Come ho potuto pensare questa cosa? Cioè, voglio dire, vogliamo scherzare? Allora, quella lì sta cuocendo. Intanto, se vogliamo far vedere per la decorazione della salsa rosa, io userò un pochettino di salsa rosa
mi servirà per decorare dopo il piatto, quindi ci servirà anche un pennello. Molto bene. Per dopo. E un pochino di salsa invece la metteremo nella sac à poche, poca a poca, per fare degli altri piccoli decori. Questo è il movimento italiano per le persone che vedranno questo video all'estero, che io doppierò in inglese. Questo è il movimento sac à poche. Quindi mi puoi aiutare tu a farlo? Ma non ci penso minimamente. Allora, dai, quindi, te la tengo io la sac à poche. Dai, va bene, ti aiuto. Ti sei solo a guardare, non è mica giusto. Ah, guarda, c'è gente che pagherebbe veramente per guardarmi. Vai. Voilà. Allora, ne mettiamo. Messie. Diciamo, basta così, perché questa poi ci servirà dopo per decorare il piatto con il pennello. Nel frattempo io mi sono anticipata sempre con i tempi, perché altrimenti poi ci voleva troppo. Ho tritato del prezzemolo, che anche quello ci servirà per dopo. Quindi finemente, a coltello o anche con la mezzaluna, insomma, come volete, facendolo sminuzzato così, semplicemente. Che classico, poi il classico prezzemolo. Quindi cosa ci manca da fare? Allora, prendiamo il piatto. Sì. Ho scelto un piatto piano, anche se è un primo piatto, perché... Un primo per piano, cambiare. Piano. Un primo piatto piano, in primo piano. Piano, perfetto. Andiamo a prendere il nostro pennello. Sì. E facciamo una spennellata così, anche un pochettino più forte. Sì, diciamo che facciamo uno strato, un layer un po' più grosso di quello che dovrebbe essere la classica spennellata vera e propria. Esatto. Guarda che bello. Sì. Guarda che bello, che praticamente lui sta bollendo, vorrebbe uscire l'acqua, però ma non lì. Ce la fa. Rimane lì, rimane e così lì. Quando uno a casa che fa altre cose non sporca il fornello. Andiamo a prendere le nostre tagliatelle, guarda che belle. Bellissime. Queste sono tipiche della mia zona, tra sì? l'altro, sì. Ho preso di proprio Ulla. Un prodotto allora, tipico, non c'è della solo Lunigiana. Nulla. Lunigiana. C'è anche qualcos'altro? C'è anche le tagliatelle. Amici a casa che ci seguite, per fare le tagliatelle prendere semplicemente della farina di semola. Esatto. Con il 45% di idratazione, cioè vuol dire o anche meno, insomma adesso io dico il 45, poi vi regolate su ogni tipo di farina c'è il suo. 100 grammi di farina di semola, 45 grammi d'acqua, ci aggiungete un pizzico di sale per ogni 100 grammi e avete fatto le tagliatelle, le lasciate riposare, le stendete e le tagliate. Le classiche, poi se le vogliono fare colorate. Ci aggiungete qualsiasi tipo di colore, che può essere da una polvere di spirulina o di spinaci per farle verdi, o blu, le lasciate gialle, il classico semola, oppure per farle rosa noi ci mettiamo la polvere di? Barbabietola. Perfetto. Allora, qui andiamo a spegnere questo fuoco. Allora, adesso accendiamo il fornello qua. Eccoci. E le facciamo un po' saltare, così sì, finiscono la cottura nel loro sugo. In questo modo hanno anche proprio, si amalgamano i due sapori, certo, delle tagliatelle e del sugo. Certo, l'amido dà questo piacevole. E anche questo, non a caso, è diventata una gradazione di colore sul violetto. Proviamo a fare un nido. Ce la faremo? Secondo me sì, dai. Secondo me no. Ti do il mio supporto. Oh. Ti tengo la padella. E proviamo a fare un impiattamento. Poi ovviamente ognuno può impiattare come vuole, nel senso che comunque anche a fantasia, in base a quello che ha. Cioè io in questo caso mangerei direttamente dalla pentola, devo essere dalla padella, sincero, della salute. Sincero. Sempre, ok, vediamo di fare il nido nel mestolo. Allora, Che spettacolo, che noi spettacolo. Diciamo, di queste parti. Lo mettiamo così. Come sei caruccia, anche sei delicata anche nel poggiare le tagliatelle. Certo. Vogliamo ricordare che finiamo il nostro decoro. Mentre che finisce la decorazione del piatto, la Gaia, che è fidanzata da tantissimo tempo, ma siccome il moroso non è voluto a lavorare, poverino. Lo lasci. No. L'hai lasciato adesso, dopo tanto tempo, 10 anni mi pare, una cosa così, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ho deciso che proprio 3, 2, per questo motivo, cioè. Ho detto basta, non vieni. Non vieni? Almeno le la fai rivedere la puntata in TV? Sì, dai. Ah, vabbè, almeno le la fai vedere in TV. Poi abbiamo questi bei fiorellini. Ah, che colore mettiamo? Guarda, a me sinceramente piace lo stacco. Esatto. Quindi io andrei sempre o con un bel giallo qui. Esatto. Se posso. Mettiamo anche un altro, visto che ce l'abbiamo. Sì, dai. E andrei con un bellissimo fiorellino qui poggiato sul bordo. Bellissimo. Mettiamo un po' di prezzemolino, che vai, è verde. Mamma mia, guarda, il prezzemolo così mi fa sempre impazzire. E anche un piccolo filo d'olio, io lo metterei. Grazie Ida, sei sempre gentile. E poi il nostro porro, non possiamo mica dimenticarcelo. Ok, allora aspettiamo, mettiamo prima il porro che abbiamo fatto saltare in padella con un filo d'olio e della farina di riso.
esatto, sopra per dare quella nota crunch. Croccante, sì, crunch. Crunch, quanto ci piace la nota crunch. E vai, andiamo? Mi fido. E il piatto è pronto. Eh? Come metto l'olio semplice, io, modestamente? Semplice, ingredienti semplici, facili, però comunque è ad effetto, dai. No, devo dire se che... se uno ha una cena anche, un'occasione in casa, molto carino. Io devo dire che hai fatto un'ottima cosa, come avete visto ci abbiamo messo veramente pochissimo tempo, anche perché non abbiamo mixato, ma insomma ragazzi il mix lo potete fare tranquillamente, esatto, a casa. Esatto. Poi noi oggi abbiamo fatto rosa perché presuppongo che sia il tuo colore preferito, sì, così a occhio. Esatto, eh? Esatto. Lo dico così, cioè il colore rosa preferito, però comunque sia a casa potete provare con della bellissima spirulina, sì, per farla blu, potete farlo di un altro qualsiasi colore, verde, mettendoci gli spinaci e così via. Poi vi sbizzarri la curcuma per farla ancora più gialla. Arancione anche col mango. Che oh, bellissimo, sì, è vero, buono, molto interessante. E noi dove ti possiamo trovare? Su tutti i social, sì, Gaia. Beh. Casciari su, perfetto, Facebook e su Instagram. Non ho pagina e blog, però poi magari prossimamente la farò, però va bene, chiamami quando la fai. Allora facciamo salire la Ieda sul palco per piacere, che lei ci aiuta sempre, sì, gli amici a casa lo sanno, però molte volte non la vedono, ma senza di lei questo programma non si farebbe. Io, ragazzi, sono lo chef Mario De Riccardis, ringrazio tantissimo Gaia Casciari che è stata qui, grazie, con noi con questo bellissimo, grazie, piatto, ringrazio Ieda come sempre, e con voi pubblico a casa ci vediamo alla prossima puntata. Ciao, ciao.